Bentrovati, siamo alla seconda puntata dei nostri dialoghi politici in vista del referendum del 20 e 21 settembre. Ne parliamo oggi con il presidente emerito della Corte Costituzionale, Valerio Onida. Grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Presidente, lei si è espresso favorevolmente a questa riforma con varie motivazioni, spiegando anche che non è una riforma così divisiva come essa spesso viene rappresentata. Le chiedo quindi, quale potrebbe essere il percorso per completare le riforme del nostro assetto istituzionale una volta che si sarà introdotta la riduzione del taglio dei parlamentari? Sì, motivazione fondamentale che mi ha portato a ritenere opportuno rispondere sì alla richiesta del referendum è che non si tratta di una riforma che coinvolga grandi valori costituzionali, quindi non è divisiva, ma che non si tratta di una proposta che nasce dal di fuori, per così dire, delle istituzioni. Si tratta di una proposta che ha avuto l'avallo di quattro deliberazioni delle due Camere del Parlamento, seconda volta la maggioranza assoluta, e in particolare l'ultima votazione, quella della Camera dei Deputati, è avvenuta praticamente all'unanimità, cioè 553 voti favorevoli su 567, 14 voti negativi e 2 astenuti. Allora, qui noi non siamo chiamati, come dire, a pronunciarci ex novo, per così dire, su una proposta che venga, ripeto, dal di fuori delle istituzioni. Siamo chiamati a confermare o non confermare una deliberazione che il Parlamento ha preso, proprio il Parlamento, e l'ha presa appunto con questo carattere di quasi unanimità da ultimo. E secondo me questo non è un dato secondario, perché quando si tocca la Costituzione sarebbe sempre bene che ci fosse ampio consenso. Quindi una volta che l'ampio consenso c'è, dire no richiederebbe che ci fossero delle validissime ragioni di merito per dire no, questa è una riforma sbagliata. Quindi questa non è una riforma sbagliata, è una piccola riforma. Lei mi chiede quali siano le passi successive per completare il percorso, ma non c'è un percorso già definito, per cui si possa dire che questo è il primo passo di queste altre modificazioni, perché certamente ci sono dei problemi se si vuole guardare l'insieme del funzionamento del nostro sistema. Il cosiddetto bicameralismo paritario provoca qualche dubbio di funzionamento, perché il bicameralismo paritario, cioè due camere elette fondamentalmente allo stesso modo, non del tutto, ma fondamentalmente allo stesso modo, e che fanno esattamente le stesse cose, potrebbe essere un elemento da ripensare. Ma questa riforma non si pone in un percorso chiaro che finisce in un certo modo di superare il bicameralismo paritario. Può restare anche da sola, per così dire. Eventualmente c'è qualche piccolissimo ritocco, non so, faccio l'esempio, parificare tra Camera e Senato i requisiti di accesso all'elettorato attivo e passivo sembra ragionevole. Il fatto che sia rimasto fino ad oggi questa differenziazione non sembra avere nessuna giustificazione, perché il Senato non è una Camera degli anziani, insomma, non è destinato ad essere tale, semmai è una Camera delle Regioni, appunto. Ma allora, semmai il percorso sarebbe un altro, cioè modificare la composizione nel senso di accentuarne il carattere regionale. Quindi non c'è un percorso successivo già chiaro. C'è una piccola cosa, una riduzione del numero. C'è un qualche motivo per cui questa riduzione di numero va ritenuta dannosa per il funzionamento del Parlamento? Non direi proprio. Anzi, io penso che tutto sommato potrebbe essere questa piccola modifica un'occasione per ripensare alcuni altri modi di funzionamento delle Camere. Quindi ritocchi regolamentari, faccio sempre un esempio: l'uso più ampio di commissioni bicamerali per istruttore di argomenti, in cui le due Camere non operano del tutto separatamente tra di loro, ma c'è un minimo di collaborazione, sarebbe una cosa utile. E può essere che quando questa piccola riforma del numero possa facilitare, diciamo così, l'adozione di altre misure in questa direzione, per un miglior funzionamento del Parlamento. Soprattutto non c'è un danno, c'è qualcosa che si guasta o funziona peggio nel meccanismo costituzionale in Parlamento. Presidente, mancano pochi giorni, oserei dire quasi poche ore al voto, quindi molti elettori, molte persone cercheranno sui giornali gli schemini vedendo pro e contro, cercando di farsi un'idea. Allora, lei l'ha già in parte accennato, proprio solo per questa ragione le chiedo un piccolo approfondimento. Quindi, rispetto all'obiezione che spesso si fa
che con un numero ridotto di parlamentari le Camere potrebbero, in particolare il Senato, lavorare in maniera più difficoltosa e sostanzialmente non adeguata. Ecco, come si può rispondere a questa obiezione? Non mi pare che il Senato funzioni meno bene della Camera oggi. Magari non funziona bene nessuno dei due, però non c'è una graduatoria di efficienza tra le due. Se fosse vero che il numero dei componenti condiziona l'efficienza, dovremmo dire che oggi il Senato è meno efficiente della Camera, cosa che non è vera sicuramente. E quindi, io penso che la riduzione, come si dice, lineare, cioè proporzionata dei componenti della Camera e del Senato, possa essere un'occasione per ripensare alcune cose del modo concreto di funzionamento, non quindi aspetto strettamente costituzionale, i regolamenti, le prassi parlamentari, i tempi che si dedicano, i modi di collaborare tra le due Camere, ho detto prima il tema delle commissioni bicamerali, ecco, questo sarebbe un terreno su cui credo si possa, con l'occasione di questa riduzione di numero, adottare qualche provvedimento che possa segnare un incremento di efficienza nelle Camere. La ringrazio molto per questo dialogo. Prego, grazie a voi. Buon lavoro e buon voto.